Ciao a tutti, io sono Giacomo, i blogger erranti sono sbarcati a Lido. La prima giornata del Festival di Venezia si è contraddistinta con l'arrivo di George Clooney per presentare il suo nuovo film Le Idi di Marzo. Noi siamo andati un po' in giro per voi, abbiamo raccolto foto, video e allora guardatevi e gustatevi il nostro diario direttamente dalla 68esima edizione del Festival di Venezia. Cialtrona e burlona è la videocritica di Gualtiero Bertoldi e Anna Silvestrini dedicata a Carnage, il nuovo film di Roman Polanski. Carnage, carneficina, strage, ovvero qualcosa del tipo in cui gli adulti si rivelano peggio dei bambini. Insomma, sembrerebbe la solita grande metafora che non importa quante e quanto grosse e sviluppate siano le sovrastrutture sociali. Siamo sempre i soliti cani pronti a mozzicarci a vicenda non appena un po' di tensione fa saltare il banco dell'ipocrisia umana. Roba del tipo Homo homini lupus, il signore delle mosche, il pianeta delle scimmie, eccetera, eccetera. E invece Polanski schiaccia il pedale del parossismo delle nevrosi relazionali, aiutato da quattro attori giganteschi che, si vede, si sono divertiti un sacco a urlarsi addosso per tutta la lavorazione del film, e tira fuori un'opera divertente e precisissima nella rappresentazione. Se non vince stavolta, l'anno prossimo gli danno il leone alla carriera, sicuro. Oggi è veramente tutto, ma vi aspettiamo sul nostro sito www.cinemarranti.it con tutti i post, le news e gli articoli dedicati al Festival di Venezia. A domani, ciao!